solare e con Rosanna Virgili. Bentornata. Buonasera. Biblista, docente di esegesi presso l'Istituto Teologico Marchigiano, autrice di tanti libri su tante figure della Bibbia. Abbiamo sempre bisogno della splendida voce di interpretazione di Antonella Civale. Grazie Antonella. Grazie a voi. Oggi parliamo di una pagina di straordinaria bellezza, il Cantico dei Cantici. Mi sono permessa di dire pagina, nonché abbiamo scoperto che Rosanna Virgili è autrice, tra i tantissimi libri, di Eros puro, amabile e dolce, edito da Cittadella, in cui spiega proprio il Cantico dei Cantici. Che cos'è? Sì. Beh, il Cantico dei Cantici è la canzone, il canto più bello, perché il titolo, Shira Shirim, nella lingua ebraica, significa il canticissimo, la canzonissima, insomma, la canzone più bella. È un testo poetico amoroso, appunto parla di Eros, e credo che sia, insieme a un altro testo che parla invece purtroppo di morte e di desolazione, davvero il canto poeticamente più bello della Bibbia, indubbiamente. Allora, noi lo ascoltiamo partendo da questa prima lettura con Antonella Civale. Il capitolo 2, i versi vanno dall'8 al 14 ed è lo sposo che cerca la sua sposa. Una voce. L'amato mio. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro. Guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. Perché, ecco, l'inverno è passato. È cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi. Il tempo del canto è tornato. E la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. Oh, mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Ora, è bellissimo. Sì. È bellissimo. Ed è splendido, ed è, sì. È la reciprocità, sì. È l'amore. È l'amore, l'amore puro. L'amore tanto puro. È vero che è l'unico libro in cui non compare, l'unico libro della Bibbia, il nome di Dio. C'è solo la metà, c'è solo la fiamma di Yah, metà del tetragramma divino, perché appunto qualcuno ha scritto, Guido Ceronetti, è talmente puro perché Dio è amore e dove c'è l'amore non c'è bisogno di mettere il nome, perché l'amore è Dio e quindi il cantico è il santo dei santi. Pervaso. Pervaso veramente di purezza, di splendore, intendendo per purezza appunto non l'astensione. Dal corpo, dal rapporto amoroso, da tutto quello che può essere, che si può mettere in gioco per aderire l'uno all'altra. E la purezza è nell'integrità, nel formare veramente una cosa sola, una persona sola, di due. Dunque, e c'è nel capitolo 3, nei versi che vanno dall'1 al 5, la sposa, ovviamente, perché abbiamo parlato di una voce e di un controcanto, la sposa che cerca l'amato del suo cuore. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate
Quando trovai l'amore dell'anima mia, lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. Non scuotete, c'è un applauso muto, Antonella Civale. C'è un applauso muto, ma c'è. Grazie. Non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. È questa ricerca dell'amato che è tutto quello che non ti aspetti, ma che accade. Sì, sì. E c'è qualcosa di grande, di rivoluzionario, di anche molto attuale, credo, nel cantico. Di moderno. In questa, sì, assolutamente, in questa ricerca di lei. La donna non cercava, al tempo in cui il cantico è stato scritto, erano solo gli uomini che appunto chiedevano i spose, le donne. Quindi le donne non si dice quasi mai nella Bibbia che una donna amasse un uomo. Invece il cantico dice proprio questo, che è lei che prende l'iniziativa, è lei che sveglia la primavera, addirittura, visto che siamo certo a primavera in questi giorni, ed è stato un vero peccato che per secoli nella nostra Chiesa, nella Chiesa Cattolica, questo libro sia stato, insomma, messo sotto chiave, purtroppo. Io ritengo che sia stata una grande perdita, perché in questo libro c'è la grammatica dell'amore, che è la grammatica poi del corpo. Sì. Il corpo come vero luogo dove si impara ad amare e che deve proprio essere vissuto per amare. E credo che davvero, ma io lo farei veramente studiare nei licei, questo, sì, dal ginnasio in poi. I nostri ragazzi mancano tantissimo di educazione proprio all'amore. E in questo credo che lasciano un pochino orfano il corpo, anche quando lo si utilizza, ma senza dare veramente al corpo la possibilità di intrecciare, no, questi legami così profondi che sono poi quelli che in fondo... Interagire con il legame stesso. Sì, sì, sì. Prima di tornare dalla nostra Antonella Civale, Rosanna Virgili, si parla di desiderio, di desiderare, e non, sì, si parla di possesso. Mai. Cioè, c'è mai l'antitesi di quello che molto spesso è avvenuto, in particolar modo ne hanno fatte le spese le donne, cioè il senso di possesso di qualcuno che diventa qualcosa automaticamente. Qui è proprio questo amore pure, il desiderare l'altro. Sì, veramente. E anche in questo caso c'è una modernità incredibile, 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 addirittura ci supera, abbiamo... Ci supera, esatto. E la donna che non poteva desiderare, non dimentichiamo questo, che ci sono anche pagine nella Bibbia in cui si dice, no, tu magari avrai l'istinto verso di lui, ma lui ti dominerà. Ecco, il cantico libera da questa sorta quasi anche di maledizione che nella storia c'è stata, appunto, no, sulla donna. Invece qui è la donna che desidera, è la donna che oltrepassa le guardie, no? Addirittura va fuori dalla città, quindi c'è questo diritto della donna, ecco, no? di poter desiderare e di andare. Ma appunto, no, quello che lei diceva è molto interessante, perché il cantico ci fa capire proprio che amare non è il contrario di possedere. Tanto è vero che i possessivi sono usati in un modo molto fine nel cantico, perché si dice io sono sua e lui è mio, quindi si azzerano sostanzialmente. Nell'amore il possesso si azzera, come dovrebbe essere sempre, ma quando non è così, lo sappiamo, non è amore e quindi è tutt'altra, sì, cosa. Torniamo al Cantico dei Cantici, immergiamoci nelle cose belle. Siamo al quarto capitolo, i versetti vanno dal 9 al 16. L'invito alla sposa. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa,
quanto più inebriante del vino è il tuo amore e il profumo dei tuoi unguenti più di ogni balsamo. Le tue labbra stillano nettare, o sposa, e c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie di alberi d'incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive che sgorgano dal Libano. Alzati, vento del settentrione, vieni. Vieni, vento del meridione. Soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Stiamo parlando di parole sacre e viene da dire capolavoro. Perché è come se ci fosse una, sì, non so, un'apertura in più. C'è l'abbattimento di ogni muro. Innanzitutto quello tra l'anima, come noi l'abbiamo pensata nella nostra tradizione culturale, e il corpo. Quindi corpo e anima diventano, sì, un'unica cosa nell'amore. E qui ci sono tutti i sensi, no? Che sono le porte del nostro corpo, che interagiscono proprio per accogliere la vita, chiedere e accogliere la vita. Alla domanda, no? Lei è paragonata a una fonte, naturalmente, ma anche lui è paragonato appunto al frutto più dolce. Quindi c'è una sete che si spegne nel momento in cui si apre. E quindi davvero è il mistero dell'amore fisico, perché qui si parla di corpo. E non c'è niente di consumistico in tutto niente quello che stiamo leggendo. Niente di consumistico. È, come si può dire, il metodo dell'amore verso Dio. Perché questo ci insegna il cantico. Il cantico è stato un peccato che non sia stato troppo aperto per paura, per pudore. E così è stato sia abbandonato il corpo... Sì. Perché il corpo ha bisogno di un'anima, altrimenti non può, sì, trovare, sì, pienezza, no? Sarà sempre mendicante, cercherà, ma senza mai ottenere veramente una pienezza. E però anche l'anima, se si stacca dal corpo, anch'essa rimane orfana, diciamo così, di una concretezza, di un sapore, di un gusto, di una gioia che... si può davvero vivere nella pienezza della persona. Andatelo a leggere, questo Cantico dei Cantici. Magari non abbiamo, anzi non abbiamo, la voce di Antonella Civale e la sua capacità interpretativa. Non siamo forse capaci, anzi sicuramente non siamo capaci di leggerlo come Rosanna Virgili. Grazie che lo studia da sempre. Grazie. Però è qualcosa che dobbiamo leggere e tenere accanto al nostro cuore, senza vergognarci, perché l'amore è questo, la cosa più bella e pura che si possa trovare nella propria vita. La recita alla Coroncina della Divina Misericordia. Siamo noi. 23 ore esatte e alle 14 di domani l'ora solare. Vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie Rosanna.